giorni perfetti prima. Stiamo già registrando. Fai la musichina di intro. Sai che poi ci faranno lo strike del copyright. L'ho cantato a cappella, io sempre. A cazzo da che l'hai cantato? Salve a tutti, o nostri affezionatissimi e rari amici, e benvenuti a questa nuova puntata di In Segrezzo numero 100. Ale, 100! 100, finalmente. 100. E la parola di oggi è? Zambugna. Zambugna. E allora, comincio io, visto che il cellulare c'è qua. Ragazzo, che chiameremo Davide, come l'omaggiatore di questa parola, e di 16 anni. Beh, effettivamente lo rispecchio perché ha la stessa età. È di Bisceglie? No, ha la stessa età. Ah, è comunque di Bisceglie, questo Davide. Okay. Il mio vicino di casa sta reclutando un esercito di zampognari. Io l'ho avvertito che se arrivano sotto casa mia, invece della pecora uso la loro pelle per fare la zampogna. Ci sono commenti? Uno. Allora, è un po' fascista questo segreto, ma è bello. Va bene. Ma sei il Grinch, hanno scritto nei commenti. In effetti sì, è un po' stronzo. Ok. Comunque, caro Davide, arriverà il nostro incaricato Carlo. Ah no, aspetta, questo è il primo, no? Perché dobbiamo far andare Carlo, no? Ah no, ma pensavo che Carlo magari volesse vendicarsi di quello che aveva scritto. Ok. Vabbè, aspetta Davide, la tua sorte verrà decisa dopo. Sì. Donna di 21 anni che chiamiamo... Dalila. Ok, Dalila. Ho appena visto il mio vicino di casa, pezzo... Ho appena visto il mio vicino di casa, pezzo di merluzzo, che picchiava con un bastone di legno il suo cane. Lo sento sempre piangere, ora capisco il perché, perché sono scesa in cortile con mio fratello, l'abbiamo menato come una zampogna e adesso ci teniamo pure il cane. Vaffanbrella, burlone. Bello, sa un po' di fake, però bello. Sì, vabbè, non è neanche un segreto. Ma è comunque è bello sapere. Leggi questo uomo di 25 anni, vai. Dario, di 25 anni, ci dice: è da quando mi sono laureato in lettere che picchio i barboni per strada, adoperando una divina commedia, perché ce ne sono varie. Sì, mica ce n'è una. C'è la divina commedia di Dante, quella di Pascoli, di Leopardi, Di tutti i vari. E solitamente agisco mentre dormono, sì, come tutti i vigliacchi. Così che non mi riducano come una zampogna. Quindi giustamente lui si assicura che non reagiscano. Scusatemi, ma almeno do un'utilità a questa laurea. Perché tu ti sei iscritto a lettere o a come picchiare i barboni? Cioè, sì, appunto. Forse hai... Il commento sarebbe viva l'ultraviolenza. Forse hai fatto confusione tra la Borbona, che è un'università, e i barboni. Ma non è del caffè? Caffè Borbone? No, c'è l'università. Pure. La Borbona, mi pare. Pure. Però non è la Barbona, è la Borbona, mi pare. Ok, sì. Mi sembra, non mi ricordo... Se a Roma o dov'è, comunque vabbè. Ok, dai. Donna di 24 anni che chiamiamo... Edlira. Non so neanche se esiste. Vabbè, di 24 anni che dice: il mio spazza amico ormai si è fidanzato da 6-7 mesi, mi sembra. Non sono gelosa di lui, sono gelosa dei suoi 23 centimetri. Erano i miei. Ogni volta che incontro la sua fidanzata gli urlo: buon gustaia. Qualche giorno fa me gonfia come la zampogna. Ti facciamo, sta bene? Facciamo vincere lei. Sì, ti sta bene, sì. Anche perché siamo 4 minuti, ma non so se voglio leggerne altri. Vai a donna di 27. De Sara, che anche questo è un nome albanese.
perché li conosco, perché quando ero in matematica c'erano solo albanesi e mi sono fatto, siccome facevo io gli account, mi sono fatto una cultura di nomi albanesi, sono allucinanti, che ho scoperto che De Sara non vuol dire Sara, no, è un altro nome, ma si è incazzata come una iena, ha detto sì, perché il tuo nome sarebbe il corrispettivo del nostro Sara. No, scusami, può fare un po' no. simpatico, ma no, guarda, è stata una scena da film, cioè lei tipo così, no, sì, proprio incazzata, cioè io ho capito che volevo fare il simpatico, era giovane, era anche carina, è quella, sì, perché sai, no, il tuo nome, no con la voce maschile pure, per esempio, ecco l'account, ciao, non venire più, non ti voglio più vedere. Comunque, questa qui che dice? Di 27 anni, quasi 30. Odiavo pisciare nei cessi, che bello, quando una donna ti racconta con questa finesse, sublige, proprio, vabbè. Sì. Odiavo pisciare nei cessi della scuola, urinare nei bagni della scuola, no, fare pipì, sì, no, pisciare nei cessi, proprio. Vabbè. È anche una di 27, non una di 17, voglio sì, dire. Sì, ma è possibile a 27 anni fare una cosa del genere? Perché erano luridi. Così uscivo da scuola con una vescica che pareva una zampogna. Che schifo. Però De Sara potrebbe vincere. Una volta sarà stato il rumore della pioggia, sarà stato lo sbalottamento del bus. Mi sono spisciazzata i jeans, ha vinto lei, senza riuscire a fermarmi appena scesa dall'autobus. Arrivata a casa da mia nonna, le ho detto che sono caduta in una pozzanghera, così, che puzza di pipì, per così mi ha messo ad asciugare i pantaloni sulla stufa. Ma che puzza, c'era ancora una peggio. Puzza di piscio assurda in tutta la casa. Ma vai a lavare. Io direi che ha vinto lei, senza... Ma metterli a, che ne so, a lavare nel... Tu e lei, ci sono commenti? No, sì. No, zero. Sì, ci sono... Ah no, zero. Zero commenti. Ascolta, visto che ce n'è solo un altro, io farei vincere lei. Perché veramente, credo che non ne troviamo uno peggiore. Ma qua ce n'è un'altra, donna di 20 anni. Vabbè, lei giusto per arrivare... Che poi tra l'altro è l'ultimo segreto che c'è. Potrebbe essere vero quello che ha scritto, comunque non è proprio una cosa E quindi come chiamiamo questa donna? Questa qui è di 20 anni, Alfida, anche questo ti giuro è un nome vero, non posso dirti il cognome se non sì. Però esiste Alfida. Allora lei dice: mi ricordo che ai tempi delle medie un ragazzo della terza provò ad bussare dalla mia migliore amica dietro la scuola, per fortuna non riuscì e non sapete quante gliene diedero i nostri amici, lo gonfiarono con una zampogna e un bel calcio nelle balls glielo tirai anche io. Ma perché, aspetta, vale. Non ho capito, ma perché gli hanno fatto tutta questa cura di ultraviolenza? Perché questo qui ha cercato di violentare la sua amica. Allora tutti si sono... Sì, ma questi non sono segreti, dai, questi sono... Cioè, non lo so. Io farei vincere De Sara. Secondo me è la OP migliore. Ha commentato scrivendo: comunque aveva tentato di violentarla, l'ha toccata ma non c'è riuscito, l'ha riempita ai lividi. Come facevo a sapere di questo? Anche era lui. Questi dettagli. Però. Era lui il violentatore. Allora OP è femmina, non è maschio. OP è tutto, è un'entità OP, secondo me non esiste neanche OP. Non ho capito. Comunque, forse facciamo un bot, facciamo vincere De Sara, direi, perché sì, è la cosa più simile a un segreto. Oh, può succedere, io mi sono cagato addosso, tornando dalla sala giochi, quindi voglio dire... Quindi ti ha spaventato qualcosa? No. Il freddo mi aveva creato, insomma, lo scagotto. E io, pensa, sono riuscito a tornare a casa di corsa e mi sono cagato addosso perché era chiuso il portone. Oh madonna. Quindi ora che cerchi la chiave. Però io, che ho sempre avuto questa dote, io non ho chiesto niente a nessuno, era alle 3 della mattina, sono andato su, ho aperto la porta di casa, ho preso tutto, sono andato giù, ho pulito tutto.
la mattina non si sentiva odore di niente, cioè se non te lo dicevo che mi ero cagato sulle scale non si vedeva e non si sentiva, perché avevo anche disinfettato con l'alcol. Quindi veramente, infatti il mio mi fa, cazzo, ma hai cagato qui sulle scale? Sì, ma minchia non si vede niente, complimenti. Allora, avevo passato poi tu un'ora a pulire e disinfettare in modo che andasse via l'odore. Comunque, andiamo Carlo. De Sara, hai vinto. Carlo. E arriverà Carlo che ti farà da Tampax naturale, diciamo. Sì, e quindi io direi da assorbente naturale. Sì. Tampax non è assorbente. Sì, ma lei è un coso così. Ah, vabbè, da assorbente naturale. Sai gli assorbenti interni, quelli che infili e poi più o meno questo è il... Diciamo che invece Carlo fa così. È più un divaricatore, vabbè. Lo scoprirai, meglio, insomma. È meglio non approfondire oltre. Approfondire e spiegare. Questa non è missione difficile, ma missione impossibile. Ciao. Ciao. Bello, questo ciao mi è piaciuto.